ragazzi e bentornati in un nuovo incredibile video. Oggi è una giornata informativa, facciamo tutti i video su informazioni generali. E non so il microfono quanto è lontano. Non so se vi siete accorti che in questi giorni il vostro TikTok, soprattutto TikTok, anche Instagram però, il vostro TikTok è pieno zeppo di gente che dice: sto facendo un gruppo hype, scrivimi nei commenti il tuo nome Instagram per metterti in questo gruppo hype. Che cos'è un gruppo hype? L'ultimo trend del momento è praticamente una stronzata, è quello che è. Perché qualcheduno è venuto fuori dicendo: se tutti iniziassimo, ha scoperto l'acqua calda, se tutti iniziassimo a seguirci uno a un altro, si crescerebbe tutti nei nostri social, così da poter guadagnare dei soldi tutti. Perché per esempio in TikTok sblocchi la monetizzazione dai 10.000 followers, quindi se iniziamo a seguirci uno a un altro costantemente, arriviamo tutti sopra i 10.000 followers. Qual è il problema? Primo, se tutti fossero famosi, se tutti avessero 200, 300, 400, 500 mila followers nei social, non ci sarebbero più i famosi. E in più, la gente guadagnerebbe molti meno soldi, perché così funziona il mercato. Se c'è molte più persone che guadagnano soldi, veramente molte di più del normale, giustamente i soldi che guadagna ogni persona sono meno rispetto a quanto avrebbe guadagnato se ci fosse stata solo una persona ogni 200.000 che guadagna. Prima di tutto non ha senso questa cosa. Secondo di tutto non so quanto sia legale, perché io già mi sono messo in un gruppo ieri per vedere un po' come funziona. Ho scritto il mio Instagram nel commento di una ragazza su TikTok e lei mi ha inserito in un gruppo hype di Instagram. Che succede? Sì, funziona. Funziona che nelle prime due o tre ore hai quei 15, 20, 30, 40, 50 followers nuovi. Però realmente non servono a un cazzo, perché è gente che non ti vuole vedere. È gente che ti segue solo per il fatto che tu sia in un gruppo hype e che poi tu di conseguenza lo segui. Non è gente interessata a quello che fai. Quindi realmente dopo, nella conversione, nei click, che è quello che serve, nei click del tuo profilo, della gente, dei like, dei commenti, non servono a niente queste persone, perché non creano movimento nel tuo profilo, non fanno niente. Sono solamente gente che ti segue con la speranza che tu li segui e poi dopo la maggior parte smette di seguirti. Perché è normale, cioè, perché è normale, perché è un'enorme cazzata. Io vedo un sacco di gente che nei gruppi hype inizia a scrivere: mi raccomando ragazzi, non scrivete che è un gruppo hype, non pubblicate nessun tipo di post, non fate spam, perché Instagram se ne sta accorgendo. Che vuol dire? Vuol dire che Instagram non permette fare una cosa del genere, che Instagram bannerà tutti i profili che fanno parte di questi gruppi, anch'io, quindi dovrò uscire da questo gruppo. Io ve lo spiego meglio, ho trovato un articolo, visto che questa cosa è iniziata ieri l'altro, ci sono solo due o tre articoli, no? Quindi l'articolo dice: vi siete mai voluti sentire come una star del web per un giorno? Adesso è possibile con i gruppi hype. Si tratta di un trend che sta spopolando negli ultimi giorni di TikTok ed è inevitabile quasi avere i per te invasi in questi giorni. Dice: un utente realizza un TikTok dicendo: scrivete qua sotto nei commenti il vostro username di Instagram. Una volta commentato con il vostro username verrete inseriti in uno o più gruppi di nuovi utenti di Instagram. La regola è ben precisa, ognuno dovrà seguire l'altro e lasciare like e commenti alle sue foto. Capite come funziona il giochino? Uno entra nel gruppo, detto, segui un altro, quello ti entra, ti risegue, ti lasci like, però tutta sta roba non serve a un cazzo, non serve assolutamente a niente. Cerchiamo un altro gruppo, in un'altra pagina, per esempio. Non ci stanno parlando di un cazzo, perché l'unica cosa che ci dicono in questo articolo è che in teoria dal 9 settembre tutti i ragazzetti sotto i 13 anni verranno eliminati da TikTok. Quindi sicuramente un botto di famosi perderanno la metà dei followers. Comunque, questa specie di gruppi hype non l'hanno inventati i TikToker ora. Ci sono sempre stati. Facebook è pieno di gruppi di YouTube, per esempio, di ricambio iscritti. Cioè che te pubblichi il tuo video in un gruppo di YouTube di Facebook e c'è gente che pubblica i suoi video a sua volta, la gente entra nei tuoi video, ti lascia un mi piace, si iscrive al tuo canale, tu entri nei suoi, ti iscrivi al canale, lasci un mi piace, lasci commenti, eccetera. Però anche lì è sempre lo stesso discorso. La gente che ti segue, la gente che si iscrive al canale, non è gente che ti vuole vedere. È solo gente che spera che tu ricambi l'iscrizione. Quindi, ragazzi, cioè, non c'è una formula magica per crescere con i social. La formula magica è lavoro duro,
costanza, fare dei post accattivanti, fare dei video in YouTube con dei buoni titoli, video interessanti, con delle miniature interessanti, miniature fatte bene, lavorare bene, commentare alla gente, cercare le collaborazioni. Non c'è una formula magica, non è che un gruppo hype prendi, entri e dopo domani sei Charlie D'Amelio, capito? Cioè dopo domani sei un coglione in un gruppo hype, non è cambiato assolutamente niente. Quindi l'unica formula che esiste è il lavoro duro, anche se a voi non vi sembra, anche se a tante persone che non sono nel mondo dell'intrattenimento digitale, non lavorano nel mondo dell'intrattenimento digitale, non lavorano con internet, vedete tutta questa gente che sta guadagnando dei soldi e secondo voi non fanno niente. Però questa gente che sta guadagnando dei soldi lavora duro tutti i giorni, tutti i giorni. I social non riposano mai, sono 365 giorni all'anno dove devi lavorare sodo. Naturalmente quando sei già famoso, quando sei già un big dell'intrattenimento digitale, giustamente puoi permetterti di lavorare un pochino meno, però non cambia assolutamente niente. La pressione sociale, il lavoro che devi svolgere, devi lavorare costantemente, costantemente, a volte senza dormire, a volte 20 ore al giorno, non c'è una formula magica, ragazzi, ok? Quindi, detto questo, cercate di fare delle belle cose su internet, cercate di portare dei contenuti interessanti, dei contenuti che alla gente li possa piacere, non fate come me, che faccio 150 milioni di contenuti inutili. Comunque ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi dei gruppi hype, se fate parte di qualche gruppo hype, se avete fatto parte di qualche gruppo hype e com'è stata la vostra esperienza. Per il resto iscrivetevi al canale, lasciate un grande like e ci vediamo nel prossimo video.